Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista. Una buona serata da parte di Erika Zini e bentornati all'appuntamento con i libri. Anche oggi una puntata ricchissima che parte con il libro di un autore che è stato nostro ospite un paio di anni fa e che ci aveva particolarmente colpito. Mi riferisco a Benny Lindelauf, che è stato nostro ospite con il suo libro Nove braccia spalancate e il cui seguito è uscito da poco in libreria. Mi riferisco a Il nostro avvenire dorato, pubblicato sempre dalla casa editrice San Paolo. La storia ha le stesse ambientazioni, gli stessi protagonisti di Nove braccia spalancate, appunto il romanzo di Benny Lindelauf, edito da San Paolo nel 2016. Ci troviamo sempre in Olanda, qualche anno dopo, è il 1938, sono passati alcuni anni dalla fine di Nove braccia spalancate e Fing, la protagonista, sta per affacciarsi nel mondo degli adulti con un sogno, diventare maestra di scuola. Ma nonna May ha altri piani per la ragazzina, che non potrà finire nemmeno la scuola, ma dovrà lavorare per poter aiutare la famiglia a mantenersi, una famiglia molto numerosa, come sappiamo, appunto 9 persone. Per pochi soldi dovrà fare la compagnia ad una viziata nipotina della prussiana e dell'imperatore dei sigari in una delle famiglie più ricche della città. L'incombere della guerra inoltre ha risvolti sulla vita di Fing, Pap e i figli, che sembrava avessero trovato la loro strada nella produzione di sigari, vengono deportati a lavorare in Germania e nonna May non regge il colpo. Una storia particolare di cui non sveliamo altro, senz'altro avvincente e strutturata in maniera perfetta sia per chi abbia letto il primo romanzo, ma anche per chi non abbia letto il precedente libro, che potrà però apprezzare comunque appieno anche questa storia senza sentire alcuna mancanza. Come ricordiamo sempre, essendo un ottimo libro anche il primo, lo consigliamo, però se siete molto curiosi potete iniziare direttamente la lettura da Il nostro avvenire. I personaggi Fing in primis sono cresciuti e anche la prospettiva da interna, con la famiglia e la casa al centro di tutto, si sposta all'esterno, alla crescita di questa ragazzina, al suo passaggio all'età adulta. Già dal titolo è chiaro il suo tendere verso il futuro, il nostro avvenire dorato. Un libro che consigliamo a tutti i ragazzi e gli adulti che hanno apprezzato libri come Piccole donne. L'età di lettura consigliata è a partire dai 12 anni, ma non ci sono limiti in su per poter apprezzare la scrittura di Benny Lindelauf, che speriamo di poter sentire anche il prossimo anno quando tornerà in Italia per presentare il libro. Ricordiamo che il precedente, Nove braccia spalancate, era stato anche tra i 5 finalisti di un premio importantissimo per ragazzi, che è il premio Andersen. E adesso cambiamo argomento, restiamo sempre nei libri per ragazzi, anche se si può parlare di libri per young adults o comunque un pubblico un po' più adulto, ma non solo, anche per chi, come diciamo sempre, ha qualche anno in più. È infatti uscito a fine novembre Luna Nera, libro primo, Le città perdute di Tiziana Triana, direttrice editoriale di Fandango, che esordisce nella narrativa proprio con questo libro, che presto potremo vedere, pensate, bene, anche in una serie televisiva targata Netflix. Ma procediamo con ordine. Siamo nell'Italia del XVII secolo. Adelaide, Ade, è una giovanissima levatrice che accudisce il proprio fratellino, ma in seguito alla misteriosa morte di un neonato viene accusata di esserne la responsabile. La sedicenne cerca di trovare una soluzione, ma dopo aver rischiato il linciaggio, da cui viene salvata grazie a Pietro, un giovane studioso di medicina appena tornato in paese da Roma, si rifugia in un gruppo di donne misteriose che vivono in un casolare nascosto nel bosco e hanno nomi di città perdute. A queste donne danno la caccia ai benandanti, capitanati da Sante, il padre di Pietro. Il ragazzo non crede nelle streghe e si è innamorato di Ade nel momento in cui l'ha vista. Di Ade abbiamo parlato con l'autrice Tiziana Triana in collegamento telefonico con noi. Benvenuta. Buongiorno, ciao, ciao a tutte e a tutti. Parlaci di Ada, che tipo è?
Ade è appunto una sedicenne che essere, diciamo, una sedicenne nel 600, essere poi alla fine una donna fatta in tutti i sensi. Ade vive da sola con il suo fratellino più piccolo e fa la levatrice, quindi fa un lavoro da grandi, diciamo così, e deve procurarsi il cibo per lei e per suo fratello, che è più piccolo di lei, che ha bisogno di lei. È una ragazza però che, oltre a essere una donna cresciuta, è però anche un'adolescente vera e propria, e quindi, diciamo, una ragazza che si innamora, che ha anche il classico colpo di fulmine anche al primo incontro, come può accadere soltanto a quell'età. E il problema è che Ade si innamora di quello che poi sarà, diciamo, il suo nemico sociale, diciamo così, perché appunto quando lei incontra Pietro, che è l'altro protagonista del libro, protagonista maschile del libro, lei non sa che Pietro in realtà è il figlio del capo dei benandanti, che sono questo gruppo di uomini che sono alla sua ricerca e un po' cacciano, diciamo, le streghe come professione. E Pietro? Pietro torna a Serra, appunto il suo paese, dopo 3 anni di studio a Roma in un'accademia a fare medicina, e lui torna a Serra e non riconosce più il suo paese, gli sembra un paese orribile, un paese dove appunto le persone credono alle streghe, credono alla stregoneria, credono che ci sia qualcosa al di là della scienza e della razionalità. Pietro è un razionale, Pietro è un personaggio moderno in tutti i sensi, è un personaggio moderno ma assolutamente contestualizzato in quel momento storico, perché la prima metà del 600 è un periodo storico meraviglioso dove effettivamente la rivoluzione scientifica, quindi Galileo, Keplero, tutte queste persone che hanno veramente segnato l'inizio dell'era moderna, creano anche proprio la civiltà dell'era moderna, quindi quello che viene considerato l'uomo moderno, e Pietro ne è in qualche modo il simulacro, però la sua razionalità e il suo pensiero scientifico sarà messo in discussione durante la storia. Molto misteriosa e intrigante è anche questa comunità di donne, puoi svelarci qualcosa? Sì, in questo bosco appunto si sono radunate dentro un casale, all'interno di un bosco, un casale nascosto ovviamente, nascosto alla vista di chiunque, si sono radunate le città perdute, che è anche appunto il titolo di questo primo volume, del volume della trilogia. Le città perdute sono un gruppo di donne che sono state ribattezzate con il nome di una città antica, di una città perduta, e quindi c'è Tebe, che è praticamente la fondatrice di questo gruppo, poi c'è Leptis, poi c'è Persepolis, poi c'è Segesta, ci sono Aquileia, quindi sono tutte diciamo città che fanno parte della storia e della civiltà del nostro mondo, del nostro pianeta, e in qualche modo il loro, diciamo, passato, sono tutte donne che sono state reclutate da Tebe, perché sono state donne che, come Ade, sono state cacciate dalla società in qualche modo, messe ai margini della società, e Tebe le è andate a prendere una per una, altrimenti sarebbero state condannate a morte certa o per omicidio, quindi come venivano bruciate le streghe, o semplicemente distenti. Perché una donna, diciamo, che viene in qualche modo cacciata dalla società e lasciata a vivere per strada, spesso e volentieri faceva una brutta fine. Ecco, Tebe le va a prendere una per una perché pensa che invece lì, in quelle donne scacciate dalla società, ci sia la forza invece per creare un mondo diverso, un mondo alternativo, ed è quello che vuole fare Tebe con le città perdute. Oggi non c'è più la persecuzione delle streghe, ma le donne fanno ancora paura? Beh sì, sicuramente fanno ancora paura, e lo si vede anche nel nostro paese, no? Restando proprio nella bieca attualità, quello che è successo 3 giorni fa, 4 giorni fa, non mi ricordo quando, con la pagina di Libero su Nil Degliotti, ti fa capire quanto ci sia ancora tanto da lavorare sulla visibilità e sul riconoscimento della forza e del potere delle donne. Se persino una costituente come è stata Nil Degliotti deve essere descritta in quel modo, allora vuol dire che veramente noi ancora adesso non abbiamo possibilità di incidere veramente sull'immaginario collettivo. E quindi sì, sicuramente ci sono ancora delle paure, per fortuna sono destinati a perdere, cioè queste persone che sono legate ancora a quella visione di mondo, mi dispiace per loro, ma sono destinati a perdere. Ci vuole tempo, ci vuole ancora molti anni, ma il trend è assolutamente chiaro.
Parlando invece della serie televisiva che vedremo a partire dal 31 gennaio, com'è nata la possibilità di trasformare il libro in serie? Allora, innanzitutto è stata una cosa incredibile e velocissima, perché io stavo parlando di questo libro che stavo scrivendo e che avevo appunto scritto, ma che non sapeva quasi nessuno dell'esistenza, con una delle mie migliori amiche, che io sono una persona fortunata perché fra le mie migliori amiche ci sono anche tra le più importanti sceneggiatrici d'Italia, e una di queste appunto è Francesca Manieri e l'altra è Laura Paolucci, che oltre ad essere una sceneggiatrice è anche una produttrice, la produttrice qui di Fandango, e quindi così parlavamo della possibilità di fare una serie al femminile, chiamiamola così. Francesca Comencini è stata la prima ad appassionarsi tantissimo a questa idea, e grazie all'entusiasmo di questo gruppo iniziale, diciamo, di donne, che poi si è allargato tantissimo, è stato presentato il progetto a Netflix, e Netflix devo dire che ha immediatamente individuato delle potenzialità su questo progetto, immediatamente deciso di finanziare il progetto e quindi di produrre questa serie, e lo ha fatto per me con un coraggio notevole, dato che io comunque sono una perfetta sconosciuta, e quindi fondamentalmente loro hanno investito su un progetto di una perfetta sconosciuta, e questo mi sembra buono. Proprio dal punto di vista del rischio d'impresa, ecco. Un grazie a Tiziana Triana, autrice di Luna Nera, libro primo, Le città perdute, pubblicato dalla casa editrice Sonzogno, per essere stata con noi. Grazie, grazie a te Erika, grazie. Consigliato quindi Luna Nera, libro primo, Le città perdute di Tiziana Triana, pubblicato dalla casa editrice Sonzogno, in attesa di vedere anche la serie televisiva a partire dal 31 di gennaio. E continuiamo a parlare di ragazzini, ma lo facciamo non con un libro rivolto ai più giovani, ma con una protagonista di libro davvero particolare e molto molto giovane. Mi riferisco a Il gatto striato miagola tre volte, un romanzo di Flavia De Luce, scritto da Alan Bradley e pubblicato dalla casa editrice Sellerio. Alan Bradley è stato professore, giornalista, autore radiofonico, fino a quando si è dedicato interamente all'attività di scrittore. La sua produzione più celebre è proprio la serie di gialli intitolata I misteri di Flavia De Luce. La serie è ambientata nell'Inghilterra del 1950 in una cittadina fittizia di nome Bishop's Lacey. Flavia è una dodicenne intelligente e arguta che non sa stare zitta, è di nobili origini, amante della chimica, vive assieme al padre e alle due sorelle nella tenuta di Buckshaw e ama correre con la bici Gladys per i viottoli del suo villaggio dell'Inghilterra. Nel 2007 il suo primo romanzo con protagonista Flavia De Luce vince il Dagger Award, il premio della Crime Writers Association inglese, come miglior esordio. La serie Flavia De Luce Mysteries, arrivata al nono volume, è ora un sorprendente successo mondiale, premiata con vari riconoscimenti e tradotta, pensate, in 31 lingue. In questa nuova avventura, Flavia, appena di ritorno dal Canada, dalla scuola per ragazze per bene, dove i parenti l'hanno relegata, ritrova nella magione cadente il maggiordomo Dogger e la governante, la signora Mallet. Ci sono anche le perfide sorelle maggiori Daffy e Philly, con in più una cuginetta particolarmente dispettosa, però chi non riesce a trovare è il padre. Il colonnello De Luce, nobile decaduto, è ricoverato per una polmonite, ma per un motivo o per l'altro Flavia non riesce ad andare a fargli visita e non capisce come mai. Inoltre la turbolenta, indiscreta faccia tosta risulta l'erede universale della madre Harriet, l'avventurosa Lady scomparsa in Tibet. Ed è in questo quadro che Flavia, curiosando dappertutto, scopre un orrendo omicidio. Il vecchio Sambridge, falegname e meraviglioso intagliatore, è stato trovato ucciso e legato a imitazione dell'uomo vitruviano di Leonardo a un elaborato marchingegno ligneo. A questo omicidio si intreccerà anche un vecchio caso di un celebre scrittore per bambini, Oliver Inchbald, trovato morto su di una spiaggia anni prima. Scartabellando quindi tra gli scaffali di biblioteche, interpellando editori, scomodando vecchie conoscenze legate ai servizi, interpretando manufatti artistici, rinvangando vecchie storie di donne intrepide, Flavia si farà strada verso la verità, sotto l'occhio ovviamente di un poliziotto tollerante.
Nel corso delle sue avventure, questo è l'ottavo titolo della serie, la ragazzina si fa coinvolgere in indagini poliziesche pervase da un diffuso, impertinente umorismo e da un horror addolcito che il lettore vive con gli occhi dell'infanzia. La scelta linguistica dell'autore, e quindi anche del traduttore italiano, è la caratteristica peculiare dei romanzi di Alan Bradley, che grazie all'uso di termini desueti ed espressioni inconsuete dai modi garbati permettono al lettore di immergersi completamente in questo ambiente e nella narrazione stessa. Un giallo quindi consigliato, Il gatto striato miagola tre volte, un romanzo di Flavia De Luce di Alan Bradley, pubblicato dalla casa editrice Sellerio. E da un libro con protagonista una ragazzina passiamo a un libro che sembra fatto per dei ragazzini, ma in realtà è un libro per adulti. Abbiamo già parlato in una puntata precedente di Kentucky di Samantha Schweblin, pubblicato dalla casa editrice Sur. Ne riparliamo perché l'autrice è stata in Italia nei mesi scorsi per parlare appunto di questo suo romanzo o raccolta di racconti, potremmo definirlo, ma ancora non era passata da Bologna. L'occasione è stata la presentazione del suo libro presso invece la libreria Caffè Wine Bar, la confraternita dell'Uva, e in quell'occasione abbiamo avuto la possibilità di intervistarla. Brevemente, per chi non conoscesse questo libro, non avesse visto la puntata precedente, i Kentucky sono dei piccoli pupazzetti neanche troppo ben fatti che al loro interno hanno una telecamera a cui è collegata una persona. Quindi si può acquistare un Kentucky per metterselo in casa come fosse un animaletto da compagnia, sapendo che dall'altra parte c'è una persona che può osservare e ascoltare tutto, oppure si può essere un Kentucky, quindi avere un collegamento internet e vedere e ascoltare tutto quello che avviene all'interno di una casa scelta casualmente. Ecco, capite bene che all'interno del libro ci sono tante modalità di utilizzo di questi Kentucky, da chi lo fa per motivi di solitudine a chi ha dei secondi fini, senz'altro un libro e una tecnologia molto attuali che sollevano tantissime domande. Vediamo quindi l'intervista che abbiamo realizzato alla Confraternita dell'Uva di Bologna con Samantha Schweblin. Molto felici di avere nostra ospite oggi Samantha Schweblin, autrice di Kentucky, ecco qua il libro Sur, che abbiamo rincorso un po' per tutta la penisola, ma finalmente ci è venuta a trovare a Bologna. Grazie per essere qua. Grazie a te per l'invitazione. È davvero un piacere parlare di un libro molto particolare come Kentucky. Io so che hai già parlato spesso di come è nata questa idea, però siamo davvero curiosi di capire. Spesso vediamo sì la tecnologia tutti i giorni, ma immaginarla in questo modo è curioso. L'idea è uscita di colpo, mi sono ritrovata davvero d'improvviso a pensare com'è possibile che esista qualcosa di così complesso come un drone e non esista una cosa semplice come il dispositivo di un Kentucky. E, da tempo pensavo a lavorare attraverso la letteratura, la tecnologia e i suoi problemi, diciamo i problemi che pone nella vita quotidiana, però non l'avevo mai fatto perché avevo paura di cadere nella trappola del tecnicismo, no? Parlando di tecnologia ci si ritrova a dover spiegare sempre troppe cose prima di arrivare al punto e si evita in questo modo di parlare della cosa, l'unica cosa importante che sono le relazioni e come noi entriamo in relazione attraverso la tecnologia. Ecco, il Kentucky mi ha permesso di fare questo e di parlare di tutte queste cose. Infatti la cosa particolarmente originale che ho trovato nel tuo libro è proprio questo ribaltamento della prospettiva tecnologica. Molti di noi sono spaventati dall'essere osservati da altri, si parla di spiare le persone attraverso tecnologie, attraverso telecamere nascoste, ma come cambia quando sappiamo di essere visti, anzi lo vogliamo come con i Kentucky? Ya tenemos este miedo de fondo de ser constantemente espiados, ¿no? Creo que la mitad de mis amigos tienen una etiqueta delante de la cámara en la computadora. Yo creo que debería ponerla también. Uno tiene esta sensación, pero esa sensación es una cosa un poco abstracta. Uno no sabe bien quién es algo que uno asocia a lo institucional, a las empresas.
Però io quería preguntarmi che pasa quando... Sì, abbiamo sempre paura di essere spiati. Credo che la metà delle persone che conosco abbia un adesivo, un'etichetta che copre la webcam del computer. Però è una sensazione, diciamo, un po' astratta. Abbiamo la sensazione che siano le istituzioni o forse le aziende a spiarci. Ecco, io volevo, mi chiedo nel libro che cosa succede quando a vederci è una persona specifica. Il Kentucky fa proprio questo, attraverso questo dispositivo si collega. Legano due persone singole che stanno in due punti diversi del mondo e questo legame è un legame che non si spezza finché esiste il Kentucky. Quindi come ti guarda un'altra persona? Cosa succede quando ci guarda un'altra persona? Come ci giudica? Quali sono i limiti e quali sono i problemi che possono venire fuori? Ecco, questo è stato un po' il punto di partenza da cui sono partita. Ecco, infatti un'altra cosa che colpisce è proprio che spesso consideriamo la tecnologia come qualcosa di freddo, di distante, di astratto, ma ci dimentichiamo che dietro la tecnologia in realtà ci sono delle persone. Claro, claro, claro. Bueno, eso es, digamos, el encanto y lo terrorífico del Kentucky, ¿no? O sea, que no es... Las relaciones non sono di una persona con un robot. Certo, dietro la tecnologia c'è una relazione, l'aspetto da un lato meraviglioso e dall'altro un po' inquietante, no? Di questi Kentucky, perché non si entra in relazione con il robottino in sé, con il dispositivo, ma con la persona che lo manovra da dietro, in qualche modo. Io credo che quando le relazioni stabilite attraverso la tecnologia falliscono, non è mai colpa del mezzo, della tecnologia stessa, ma la colpa è sempre umana, delle persone che la portano avanti. Nel libro ci sono tantissimi racconti, tanti modi per usare il Kentucky, tanti modi diversi, però la cosa che mi ha colpito più di tutti è quanto le persone forse si sentano anche sole, si sentano sicuramente in mezzo a un mondo pieno di relazioni più o meno distanti, ma c'è una sorta di solitudine di fondo. Hai notato anche tu questa cosa? Sì, sì, è così. Parece che, por supuesto, è una trampa per lo che después succede con los Kentuckys, però al principio, quando este nuovo dispositivo empieza a circular en la sociedad, los usuarios no saben muy bien cómo funciona ni cuáles son sus límites. Y yo creo que como cualquier tecnología, al principio, cualquier tecnología que nos promete comunicarnos con los otros, ¿no? Al principio siempre hay sì, è senz'altro così. Ovviamente è una sorta di trappola poi per quello che succede con i Kentucky, però all'inizio, quando non si ha alcuna esperienza di questo dispositivo, come credo che succeda con tutte le nuove tecnologie che promettono di metterci in relazione con l'altro, c'è una sorta di speranza, no? Una sorta di idealizzazione dell'altra persona, della persona che sta dietro il nostro Kentucky. È una specie di appuntamento al buio, li trattiamo come se fossero degli animali domestici perché non possono in qualche modo risponderci. C'è una comunicazione che è unilaterale, solo da una parte si può parlare. Quindi attribuiamo a quest'altra persona il meglio e scarichiamo su quest'altra persona molte parti di noi, la nostra solitudine a volte. I problemi iniziano ad accadere quando anche dall'altra parte si sviluppa una comunicazione, quando l'altra persona riesce a entrare in contatto e inizia a giudicarci, e lì inizia la parte pericolosa e si attraversano dei limiti in qualche modo. Ecco, una cosa che ho apprezzato in particolare è la mancanza di fondo di voler dare un'opinione, passare necessariamente un messaggio. Però se ci fosse qualche cosa che potesse restare al lettore una volta finito di leggere Kentucky, che cosa ti piacerebbe che fosse? È che il libro nunca dovrebbe dare esa moraleja, o sea, un libro non sta per contestare preguntas, es un lugar común decirlo, pero un libro está para hacer esas preguntas. Sería muy peligroso contestarlas. O sea, la idea es plantear un escenario que nos deja, nos funciona un poco de espejo
Credo che il libro non dovrebbe mai dare una risposta, mai dare una morale. Forse è un po' un cliché, ma penso che i libri non debbano rispondere a delle domande, quanto piuttosto debbano servire a porre quelle domande. Mi sembra che il libro funzioni piuttosto come un contesto, una sorta di specchio di quelli che sono i problemi e i fallimenti delle nostre relazioni, sia che attraversano la tecnologia, sia quelle quotidiane. Ovviamente non ci sono lezioni all'interno del libro, perché sarebbe sciocco provare a dare delle lezioni. Piuttosto credo che il libro, come ogni lettura, debba essere visto più come una piattaforma per farsi delle domande, per mettersi alla prova, per applicare queste lezioni, tra virgolette, su noi stessi, sui nostri problemi, chiederci che cosa faremmo noi in quelle circostanze, saremmo in grado di reagire, come ci comporteremmo. Questa mi sembra la funzione, insomma, del libro. E devo dire che sicuramente è un libro che ispira più domande sicuramente che risposte. Grazie per essere stata con noi e al prossimo libro. Muchas gracias a ustedes. Grazie mille. Un grazie quindi a Samantha Schweblin per l'intervista, alla casa editrice Sura per averla portata anche nella nostra città e alla confraternita dell'Uva per la consueta ospitalità e gentilezza. Consigliato quindi Kentucky di Samantha Schweblin, pubblicato dalla casa editrice Sur. E infine abbiamo un ultimo romanzo di cui possiamo parlare, niente di fantascientifico come il precedente, ma un autore senz'altro molto noto che ha appena fatto uscire il suo ultimo libro, che è Confidenza di Domenico Starnone, pubblicato dalla casa editrice Einaudi. Torniamo quindi ora in patria con l'ultimo romanzo di Starnone, dove tornano dei temi già presenti in Lacci, che insieme a Scherzetto fa parte della trilogia sentimentale, temi come il tradimento, l'ambizione, l'intimità, il rimpianto. La confidenza del titolo è quella che giunge al culmine del rapporto tra Pietro, il protagonista, e Teresa, sua ex studentessa, dopo 3 anni di relazione tormentata e una notte trascorsa sul letto a raccontarsi i loro segreti più intimi. Un segreto che si svela una vicenda e che potrebbe potenzialmente distruggerli irrimediabilmente. La loro relazione termina qualche giorno dopo e Pietro successivamente si innamora e sposa Nadia, insegnante di matematica all'opposto della sua ex, da cui avrà ben 3 figli. È lei l'unica compagna in grado di stargli accanto quando pubblica il suo primo libro, un pamphlet che si scaglia contro il sistema scolastico borghese. Con Nadia, al contrario della precedente Teresa, invece la confidenza non c'è. Non c'è tra loro quella libertà di mostrarsi in tutta la propria umanità. Ma Pietro vive con un'ansia costante, con la paura che presto o tardi Teresa possa parlare e rivelare il suo terribile segreto. Gli amanti quindi assumono il ruolo di sorveglianti l'uno delle confessioni dell'altro. La struttura di questo libro è ricorrente e prevede la suddivisione in 3 capitoli, dovuti anche al cambio di punto di vista che vede prima Pietro a condurre la narrazione, poi Emma, la figlia ormai cresciuta, e infine Teresa, la sua ex. La sua voce è quella che chiude la narrazione, quella che sancisce la resa dei conti. Un libro, una storia che in fondo sembra volerci suggerire che l'amore è affidarsi completamente a qualcuno che, se volesse, potrebbe distruggerci in un secondo. Consigliato quindi l'ultimo libro di Domenico Starnone, Confidenza, pubblicato dalla casa editrice Einaudi. E con questo libro si chiude anche la puntata di oggi di Bookmania. L'appuntamento però è solo rimandato alla prossima settimana, sempre venerdì pomeriggio alle 19:30. Un saluto da Erika Zini e un buon weekend di letture. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.